Aumentano ancora le vittime in Calabria per Covid, sono 15 decessi registrati nelle ultime 24 ore con 1.256 contagi in sensibile crescita rispetto al dato di lunedì, ma con un numero nettamente maggiore di tamponi e il tasso che dal 14,31% scende al 10,75%. Prosegue il calo dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre si contano due ingressi in più in terapia intensiva. Sono 1.469 i guariti, mentre calano attualmente positivi e isolati a domicilio. Intanto sono 16 gli anziani positivi al Covid, ospiti della casa protetta Villa Sorriso di Montaltofugo in provincia di Cosenza. Sono tutti vaccinati con 3 dosi, asintomatici e in buone condizioni generali. Nella struttura vivono in tutto 29 anziani. Sono risultati positivi anche 3 dipendenti della struttura, 2 operatori sociosanitari e un educatore professionale, anche loro vaccinati e asintomatici. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, secondo quanto si è appreso, ha predisposto il monitoraggio clinico degli ospiti e la ripetizione nei prossimi giorni dei tamponi molecolari. La Regione Calabria ha istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale e il gruppo di lavoro per il 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace. A darne notizia la vicepresidente assessora alla cultura Giusi Princi, che ha avanzato in tal senso una proposta approvata dall'esecutivo calabrese, presieduto da Roberto Chiuto. Si tratta di un primo passo, ha detto Princi, volto a pianificare e realizzare nel corso di tutto il 2022 un grande programma unitario di valorizzazione dei guerrieri che tutto il mondo ci invidia. Torna a Vinitaly e la Calabria ci sarà. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, riparte una delle kermesse internazionali più prestigiose riservate ai vini di qualità. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale. Nonostante il difficile momento originato dalla crisi pandemica, ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, di concerto con il presidente della regione Roberto Chiuto, abbiamo ritenuto fondamentale garantire la presenza delle aziende vinicole calabresi a quello che costituisce l'appuntamento di riferimento del settore vitivinicolo internazionale, occasione per promuovere i nostri vini di qualità già ampiamente apprezzati, insieme agli affascinanti territori di origine, indissolubilmente legati alle produzioni, in modo da sostenere così anche il turismo enogastronomico. La città di Catanzaro necessita di un approccio sensibile al ruolo di capoluogo di regione, il quale si deve tradurre in specifici progetti sostenibili capaci di riassumere la funzione di centro dell'intero territorio regionale. Lo afferma Valerio Donato, candidato a sindaco di Catanzaro, che si dice consapevole che qualunque programma deve essere elaborato con l'effettiva partecipazione dei cittadini, come giustamente sostenuto anche dal coordinatore regionale federativo dell'area di centro, in cui auspica giustamente la centralità della città anche rispetto all'intera area del Mediterraneo. In tale prospettiva, aggiunge Donato, va sottolineata la necessità di valorizzare la conferenza dei cittadini, prevista dallo statuto comunale che costituisce un modello virtuoso mai impiegato dai governi della città. Tale approccio di esaltazione del confronto e della partecipazione nella definizione dei contenuti programmatici ha indotto Donato a indire la conferenza dei cittadini numero 0 che si terrà il 28 gennaio nella Casa delle Culture nel Palazzo della Provincia, invitando le forze sane della città a contribuire alla redazione del suo programma. Basterebbe quello per ricordare e capire perché questo santo è importante per voi. Si è svolta lunedì 24 gennaio a Catanzaro, nella Chiesa del Monte, la celebrazione di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ascoltiamo il vescovo di Catanzaro, Claudio Maniago, ed il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. Monsignore, oggi San Francesco di Sales non sono tempi facili in generale, non sono tempi facili neppure per la categoria dei giornalisti. Qual è il messaggio? Messaggio è che è vero, non sono tempi facili, ma proprio per questo è quasi un appello, si direbbe, a riscoprire, se ancora ce ne fosse bisogno, quella dimensione missionaria, mi verrebbe da usare questa espressione, che è propria di questa categoria, cioè c'è una missione particolare negli uomini, nelle donne del mondo della comunicazione, una missione nel senso di un compito di servizio alla collettività che è ineludibile ed è necessario. E proprio in questi tempi in cui la gente ha sete di sapere, di conoscere,
c'è bisogno di comunicare e di comunicare in un certo modo. Quindi, come dice il Papa nel messaggio di quest'anno, una comunicazione che nasca però non da preconcetti o pregiudizi, quanto piuttosto dall'ascolto del territorio, dall'ascolto delle problematiche del territorio, dall'ascolto del grido, soprattutto, delle persone che più difficilmente possono essere ascoltate. Fondamentale comunicare oggi più che mai con rigore, con scrupolo e con attenzione, proprio in considerazione di quanto sono delicati questi tempi. Certo, direi con coscienza, se si può usare questa espressione, nel senso che consapevolezza della propria missione e anche della delicatezza del momento, e soprattutto non dimenticando mai i destinatari, cioè le persone che non devono essere investite dalle notizie, ma devono essere sostenuti dalle notizie, aiutati a capire e quindi a vivere, e a vivere nel modo più dignitoso possibile. San Francesco di Sales, dottore della Chiesa, riuscì attraverso poveri volantini scritti a mano spesso a veicolare il messaggio del Vangelo e a ricostruire un clima di dialogo e di rispetto in un'epoca davvero complicata e violenta, segnata da contrapposizioni e scontri religiosi. Ogni anno il Papa, attraverso il messaggio che rivolge nell'occasione a giornalisti e comunicatori, ci aiuta a capire, nel solco di quanto fece San Francesco di Sales, qual è la vera essenza del nostro lavoro. È quella di veicolare idee, di fare in modo che esse si possano liberamente confrontare, perché dalle stesse possa emergere il meglio per la comunità in cui si opera. Non mi potevo far scappare l'occasione di allenare in una piazza così importante, poi avevo voglia di allenare, pur consapevole di una scelta difficile ma non impossibile. Lo ha detto Roberto Stellone, nuovo allenatore della Regina, che torna in Riva allo Stretto dopo esserci stato già da calciatore con la Regina in Serie A. Stellone sostituisce l'esonerato Mimmo Toscano. Il momento è sicuramente delicato, ha aggiunto Stellone, come è delicato anche entrare in un momento di fine mercato, dove in poco tempo c'è da decidere rispetto a chi entra, quelli che devono essere in uscita. È un momento particolare, ma noi dobbiamo sicuramente rialzarci, ha detto il nuovo tecnico della Regina, che ascoltiamo. Buongiorno a tutti, felicissimo insomma, di ritornare in questa città bellissima che nel 2003, stagione 2003-2004, insomma, ho giocato qui, non ho fatto tantissimi gol, però diedi il mio contributo alla salvezza insomma, in quell'anno, quindi ho un ricordo bellissimo di quella annata. Prendo questa occasione con il massimo della voglia, della determinazione. Colgo l'occasione per ringraziare Massimo Taibbi e Fabio Iengo che hanno puntato su di me, che mi stanno dando questa opportunità, così come ringrazio la società, presidente, per la fiducia. Starà a me ripagare la loro fiducia con il lavoro, con l'impegno e cercando di risollevarci da questo momento, che in questo momento è delicato. Non mi potevo far scappare di allenare in una piazza importante e prestigiosa come quella di Reggio, con una tifoseria calda. Io come allenatore, ma non solo, perché comunque come allenatore sono stato già in piazze calde, no? Perché Frosinone, Bari, Palermo, Arezzo, Ascoli stesso, anche se sono state esperienze tra virgolette negative, ma di piazze importanti, quindi ho sempre anche da giocatore giocato in piazze importanti, e le mie scelte a volte sono state dettate sul preferire ad andare in una piazza importante, perché da giocatore ho giocato a Reggio, a Napoli, a Genoa, a Torino, quindi tutte piazze calde. Scelta difficile, ma non impossibile, perché comunque sì, è vero, nelle ultime 8 partite sono stati raccolti un punto. E è vero che la classifica oggi è corta, perché chi ci sta dietro si sta muovendo molto bene sul mercato, chi ci sta dietro ha, come l'Alessandria, è in salute perché viene da una vittoria col Benevento, ha vinto con noi, e ha una partita in meno di noi, e il momento è delicato, lo so, come è delicato anche subentrare in un momento di fine mercato, no? Dove in poco tempo tu devi decidere, visto che ci saranno delle entrate, e quelle che saranno le uscite, perché c'è un discorso di lista, no? Da mantenere. Partita intensa ma brutta, con rarissime occasioni da rete.
stata questa Catanzaro-Palermo che ha emozionato ben poco i presenti. Ascoltiamo la disamina del tecnico calabrese Vincenzo Vivarini. È stata una partita giocata sotto un aspetto che io mi aspettavo. E ne è venuta fuori una partita brutta, perché è stata una partita fatta sotto l'aspetto dell'aggressività, sotto l'aspetto della lotta, non si è mai giocato in modo pulito né da parte noi né da parte del Palermo. È stata una partita intensa sotto l'aspetto dei contrasti, delle palle alte, proprio della una cosa che a me non piace, una cosa che non piace, però chiaramente bisogna dire i motivi perché sono successi sono abbastanza chiari. Il Palermo ha avuto un coraggio, ha avuto un'aggressività molto 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 alta. Sono venuti a prenderci proprio sulla nostra costruzione, non hanno lasciato un metro ai nostri centrocampisti, difensori di poter giocare la palla, quindi di conseguenza siamo sempre stati portati a giocare sotto pressione e non siamo stati puliti a venire fuori da queste situazioni. Abbiamo cercato diverse soluzioni, quello di cercare di più la profondità sugli attaccanti. Nel primo tempo, magari in due o tre occasioni, abbiamo fatto anche bene, che abbiamo preso profondità. Siamo riusciti ad avere quelle due o tre situazioni anche giuste con Baie, che è riuscito a bucare due volte là sulla fascia. Siamo riusciti a essere un pochettino più efficaci, però secondo me dovevamo avere ancora di più forza nel cercare di imporre il nostro gioco.